Allora, quest'oggi voglio far vedere una cosa, come direbbe qualcuno, molto sfiziosa, che ho trovato casualmente ieri girando un po'. C'è una funzione che è nativa. C'è una funzione che è nativa sui terminali Android, che è questa praticamente. Mettiamo caso che voi state visitando un sito web interessante, però diciamo ha un indirizzo molto lungo, quindi non ve lo ricordate. Non avete tempo, dovete uscire, non avete tempo neanche di mandarvi un'email a voi stessi con l'indirizzo. Che fare? Su Android c'è una funzione nativa, appena cliccate un bottone da Google Chrome e lui invia direttamente una push notification al cellulare con l'indirizzo, si apre automaticamente. Allora, sui terminali iPhone questo non c'è, però se usate, andiamo a vedere, se usate Google Chrome, andate nella galleria estensioni, c'è questa estensione qui, Chrome to iPhone. La trovate cliccando qui su Prova altre estensioni. Chrome to iPhone. Eccolo qui. Gratuita naturalmente. Cosa fa questa estensione? Invia l'URL della pagina che state inviando al cellulare. In che modo? Ora andiamo a vedere. L'estensione è questa. Quindi è anche un comodo pulsante. Ci cliccate sopra. Allora fate click here to setup. Ora dovete inviare questo indirizzo al vostro. Dovete digitare questo indirizzo sul vostro cellulare. Tra virgolette, funziona su tutti i tipi di telefoni. Nokia, qualsiasi. Per forza deve essere un iPhone, un iPad, un Apple Touch. Oppure potete anche, se avete un programma per leggere i diagrammi QR, potete anche utilizzare questo. Ma io vado a scrivere. Apro il mio Safari e vado a scrivere questo indirizzo. Chrome. Mettiamo così, scrivo meglio. Chrome to iPhone. com/ e poi c'è una sequenza numerica 6 1 Ok, sto visitando la pagina, come vedete. Qui dà tutte le istruzioni. La prima cosa che dobbiamo fare è cliccare su più e aggiungere un preferito sulla home. Ecco, Chrome to, qui la mettiamo. Chrome to iPhone, aggiungi. Poi cliccate di nuovo qui, vi si apre. A questo punto cliccate su Complete Setup. Ecco, andiamo a vedere qui, setup completed. Ok, ora chiudo le pagine. Sì, qui sta. Ok. Come vedete, vi faccio vedere un attimino che non ho nessuna pagina aperta, nessuna tab aperta. Attenzione, vado a chiudere. Mettiamo che voglio proprio rimandare il link di questa pagina. Vedete che l'indirizzo è molto complicato. Mettiamo che non ho tempo neanche per mandare, come già detto, un'email a me stesso. Clicco semplicemente questo pulsante qui. A questo punto vado a cercare il preferito, che è questo. Ci clicco. E magicamente si aprirà la pagina. Adesso devo ancora, non l'ha ridimensionata, ma la pagina è quella. È di una utilità pazzesca, secondo me. Funziona con qualsiasi cosa. Qui c'è scritto, per esempio, potete mandare indirizzi di Map, di Google Map, di YouTube, dei video YouTube, qualsiasi cosa. Potete installare diverse macchine se volete, metterne quante ne volete. Potete aggiungere più se avete un iPad, un iPod, un iPhone o più di un iPhone. Insomma, veramente utile, ve la consiglio assolutamente. Bene, spero che questo video vi sia stato utile.
che insomma è una funzione, naturalmente funziona solo su Chrome, io adesso sono tornato su Chrome perché è un ottimo browser secondo me, tra poco, entro la fine dell'anno, lanceranno il Chrome Web Store, una specie di App Store che funziona su Google Chrome, quindi con web apps in HTML5, in Flash, non so se anche in Adobe Air o quel che è, free, gratuite e a pagamento. Vedremo, ancora non si sa poco, insomma. Bene, saluti a tutti.